Dal 2018 non tornava alla Fiera della Pastorizia, invece quest'anno siamo alla 160esima edizione, che è stata. Siete riusciti a organizzarla anche se con un po' di difficoltà. Sì, un po' per problematiche prima proprio di gestione e di organizzazione, poi magari il Covid che ha fermato tutta una serie di eventi. Finalmente siamo quest'anno contentissimi di aver potuto riorganizzare questa edizione, un'edizione importante anche dal numero, visto che siamo alla 160esima edizione. È stata un tour de force, ma con una collaborazione di diversi enti, sia da un punto di vista di finanziamenti e da un punto di vista di autorizzazioni, e con la collaborazione della gente del territorio, in particolare anche della popolazione di San Giorgio, siamo riusciti o stiamo cercando di riuscire nella preparazione al meglio di questa fiera. Che è un appuntamento che tutta la montagna dei Monti della Laga, insomma, sente particolarmente e aspettava. In che cosa consisteranno le 2 giornate? Allora, naturalmente il punto fondamentale, il punto fermo è il pastore e la sua attività, quindi gli animali, le pecore, contornato comunque da una serie di eventi meno anche gioviali. La fiera si articola, come tradizionalmente avviene da qualche anno, in 2 giornate, con un sabato sera un pochino più conviviale, quindi avremo comunque gli stand gastronomici di prodotti tipici, un piccolo complesso che comunque intratterrà la gente durante la serata, e il giorno di domenica, giorno 9, invece è proprio la giornata dedicata pienamente alla pastorizia. Avremo quindi l'arrivo dei greggi, o comunque di rappresentanze di greggi anche di diverse razze, che verranno collocati negli stazzi. Naturalmente avremo la messa presieduta dal vescovo, e diverse attività come ad esempio l'allietamento con il coro delle voci bianche. Nel pomeriggio avremo Vittorio il Fenomeno con la sua musica, tutto contornato anche da magari la premiazione dei pastori presenti, e per ringraziarli anche sia della loro partecipazione che del lavoro che svolgono tutto l'anno. E comunque non mancherà cibo e bevande per passare insieme una bellissima giornata.